Io in questo penitenziario sono arrivato per difendermi ad avere tre pistole. Prima di tirarmi giù mi hanno spaccato una costola. La stessa cosa anche vedendo Gomorra o Suburra, tutte queste sono cose reali. Che poi lì stavamo tutti insieme, dal rubagallina all'ergastolano per omicidio, per 15 omicidi. Mi hanno attaccato i cavi elettrici dietro la schiena, sotto i testicoli. È più rischiosa, ma la questione del machete è che quando ti colpisce il machete fa male. Un colpo di pistola ti ammazza, ma il machete ti apre, ti taglia, ti fa, poi rimani anche vivo, ma è una cosa che fa malissimo, è bruttissima proprio. Il mangiare era una schifezza, pentoloni che dentro c'erano code di topo, scarafaggi, c'era di tutto. Quando tu c'hai uno screzio con una persona, la devi ammazzare. Cari amici di Scuola di Botte, oggi sono qua con Vincenzo Contino che ci racconterà una storia che sicuramente vi farà rimanere di stucco, perché quando me l'ha raccontata a me io sono rimasto. Allora gli ho detto: Vince, la vuoi raccontare al pubblico, visto che tu hai scritto pure un libro su sta cosa? Sì. Perché Vincenzo è stato incarcerato per 4 anni abbondanti in Sud America, in una delle carceri credo più assurde del mondo, perché sì, stiamo a parlare di un penitenziario veramente assurdo. Se vi interessa sta storia di uno che è stato incarcerato per 4 anni e mezzo da innocente, perché dobbiamo spiegare anche sta cosa, rimanete. Se no, cari amici, andate a vedere un altro video che magari parla di qualche stronzata che vi piace. Qua io mi chiamo Vincenzo Contino per raccontare questa storia che mi è successa negli anni 90, una cosa incredibile. Tra l'altro ho scritto anche un libro, si intitola Santana Incubo in Venezuela, proprio per raccontare e per far conoscere all'opinione pubblica quello che succede veramente in questi penitenziari fuori dal mondo, perché si può dire che sono fuori dalla realtà. E negli anni 90, per un errore giudiziario, sono stato arrestato in Venezuela, ai confini con la Colombia. Arrivato in questo piccolo paesino chiamato Cucuta, io andavo in viaggio per il mio lavoro. Che era, tu che facevi di mestiere? Io facevo l'agente di viaggio, praticamente andavo in giro, reperivo hotel e cose varie, poi creavo i cataloghi per venderli come pacchetti turistici. Proprio un lavoro classico. Sì, classico lavoro. Poi tra l'altro io sono stato sempre un atleta, per cui correvo, ho fatto parte della Federazione Italiana. Negli anni 80, negli anni 90. Ma arrivato... una domanda, tu non avevi precedenti penali, no, giusto? No, io non ci ho mai avuto precedenti penali. Tu non ci hai avuto manco una multa, se dice in gergo. Dice quello, non ci ha avuto manco una multa. Ah, le multe, vabbè. Qualche multa è capitata. Però eri veramente una persona incensurata, che viaggiava per lavoro, sì, e sì, sei ritrovata in Colombia, giusto? In Colombia. Allora, io arrivato in Colombia, arrivo a questa frontiera tra Colombia e Venezuela, dovevo attraversarla e mi sono fermato 4 giorni in un hotel dove ho conosciuto una persona un po' particolare. Io poi, quando conosco le persone di una certa età che iniziano a raccontare, iniziano a fare un po' di cose, facciamo amicizia, lui mi offre un drink e comincia a raccontarmi delle storie particolari della Colombia, della vita, di quello che succede nel paese. Sono sempre stato interessato, poi essendo un agente di viaggio, più conosco del paese più posso promuovere un pacchetto turistico, per me si può dire che siamo diventati quasi amici. Poi il quarto giorno questa persona vado a cercare, era sparito. Io faccio le valigie, vado alla dogana, passo la dogana, arrivo all'aeroporto, salgo sull'aereo, faccio la dogana anche in aeroporto, salgo sull'aereo, l'aereo inizia a rumbare e a un certo punto si ferma. Sembra una storia proprio finta, cioè, che ricorda come scena Fuga di mezzanotte. Sì, uguale. Si riaprono i portelloni e entra dentro una marea di guardie della FARC, tutti dipinti, mimetica. Insomma, questi c'hanno... La FARC è l'unità speciale, sì, giusto? Quella antidroga, mi sembra, antiterrorismo. Antidroga e terrorismo. Queste persone avevano in mano un foglietto col nome mio. Da lì è iniziata proprio una cosa allucinante, l'avventura vera e propria, inspiegabile, cioè non sono stato tirato giù con forza da queste persone energumeni, perché poi sono tutti belli grossi. Prima di tirarmi giù mi hanno spaccato una costola, mi hanno tirato giù dall'aereo. Così, penizia, sì, cioè... giusto penizia, solo perché ho detto che mi chiamavo Contino Vincenzo. Perché
loro nome tuo, ti cercavano a te, sì. Tu hai un po' esitato e loro a un certo quando punto... Quando ho risposto, mi hanno portato lì, sono iniziate le torture in varie carceri, in vari posti, buchi, celle piene di escrementi umani, per dormire dovevo le gambe sopra un'inferiata, con l'asciugamano... Insomma, tutte queste cose, dopo un po' di giorni che ma stavo... Ma per torture che intendi? Cioè che cosa ti facevano? Torture, intendo, mi mettevano dentro dei bidoni, i classici bidoni dell'olio, con la testa giù, sott'acqua, oppure dentro ma escrementi. Ma non fatte respirare? Non fammi respirare, mi facevano domande, mi hanno attaccato i cavi elettrici dietro la schiena, sotto i testicoli. Perché io ho sentito altre storie similari di chi è stato nelle carceri sì, sudamericane. Sì, lì non c'è umanità. Né tra i carcerati né tra guardie e carcerati, non esiste umanità lì, non è proprio una cosa allucinante. E poi era la tua prima esperienza carceraria, perciò cioè, no, io non c'ero messa, poi ero ragazzino perché si parla degli anni 90, insomma. Dopo un po' di giorni mi prendono, mi portano a un ufficio di un comando generale e mi trovo un colonnello che mi fa delle domande. Mi inizia a fare delle domande, poi a un certo punto questo si rompe le scatole perché vi diceva sempre che io rispondevo che non sapevo niente, poi mezzo italiano, mezzo spagnolo, perché non è che parlavo proprio bene lo spagnolo. Questo mi butta davanti tutte fotografie dove c'ero io e sta persona che avevo conosciuto in questo hotel a Cupita. Perciò hai scoperto lì per quale motivo ti avevano arrestato? Quando ho visto queste foto ho chiesto, ma vabbè, so io con questa persona, l'ho conosciuto là, che ne so io chi è questa persona, perché qual è il problema? E sta guardia si alza in piedi, incazzato come una bestia, e mi dice che questo era un esponente del cartel de Medellin, ricercato, e proprio quei giorni c'era tutto l'hotel circondato dalla DEA, l'Interpol e tutte le classiche forze speciali contro il narcotraffico per arrestare questa persona, e questa persona è sparita. Mentre io stavo lì, che sono rimasto lì, lui quando è andato via, che non l'ho più ritrovato dentro all'hotel, era sparito. Per cui loro hanno fatto uno più uno, dicendo che io fossi una persona che aveva a che fare con lui, italiano. Poi che è successo proprio in quel periodo? In Italia è scoppiata un'organizzazione tridente che era un'organizzazione di narcotraffico tra Sud America, Sud Italia, Centro Italia, Nord Italia, Spagna. Ci hanno pensato che tu è partita proprio da Aprilia, la città dove abitavo io. Casualità proprio. E mi hanno messo in mezzo in messa storia, dicendo che io facessi parte di questa organizzazione tridente. Mi hanno tenuto sequestrato di quasi 4 mesi. Dopo 4 mesi che mi hanno portato in 3 carceri, uno diverso dall'altro, mi hanno legato su dei pali, sotto al sole. Pensavano, è arrivato anche l'interrogatorio della DEA, dell'Interpol, dei carabinieri. È iniziato a arrivare qualcosa a livello internazionale. A livello internazionale. Perché sì, secondo me tu lì hai pensato che saresti morto di là a breve. Sì, sì, è chiaro. Io già pensavo di essere morto. Torturato, appeso, dentro l'olio, negli escrementi. In 4 mesi. Cosse elettriche. In 4 mesi ero arrivato a pesare 40 kg. Cioè avevo le piaghe da decubito da tutte le parti perché stavo proprio male. Non mangiavo perché il mangiare era una schifezza, pentoloni che dentro c'erano code di topo, scarafaggi, c'era di tutto, ti davano tutta sta roba così, e più ti buttavano dentro delle celle con 200-300 persone. Dopo 4 mesi riesco a ottenere tramite il consolato il trasferimento al penitenziario, che doveva essere il carcere migliore, il penitenziario. Certo. Mi trasferiscono in elicottero. Di notte, bendato, quando arrivo lì mi portano in una celletta tutta bella pulita, io contento, meno male, sto un po' meglio. Adesso posso iniziare magari a chiamare la famiglia, a vedere qualcuno, eh? Porca miseria, dopo 3 giorni che stavo in questa celletta mi hanno sbattuto in una cella con 400 persone. Cioè, era una camerata gigante. Una camerata gigante. Il penitenziario aveva 5.800 detenuti. Le guardie non controllavano dentro il penitenziario, ma solo il perimetro. Questa è la storia più assurda, anche perché io devo dire la verità, ho visto un documentario, chiamiamolo sì, edulcorato. Ce ne sono vari. Esatto, su una cosa del genere, ma mai avrei creduto quello che poi mi hai raccontato tu. Tu calcola che quello che hai visto tu l'hai visto negli anni 2000. Sì, adesso. Perché sì, negli anni 90 nessuno immaginava che esistessero queste cose, a meno che giusto qualcuno poteva essere stato lì incarcerato per traffico di droga, per qualcosa, allora magari, però
all'opinione pubblica non si sapeva niente, nessuno si poteva immaginare che succedeva questa cosa. Io in questo penitenziario sono arrivato per difendermi ad avere tre pistole. E lì mi ha colpito, raga, un detenuto che girava per il penitenziario con le pistole. Con le pistole. Ed era normale lì dentro perché, come mi hai detto tu, le guardie sì. erano solo perimetrali. Solo perimetrali. Dentro comandavano i detenuti. I detenuti. C'era un cacique che è il capo, il primo capo, che è quello che comanda tutto quanto, e poi ogni alone, perché erano tre palazzine di tre piani, ogni alone aveva il suo capo interno, che faceva sempre riferimento però a questo capo. E ti posso dire che vivere in un paese dove comandano i colombiani e i venezuelani è una cosa allucinante, perché tutto quanto fa riferimento alla droga, per cui è tutto quanto legato a personaggi che veramente sono pericolosi, tutte queste classiche persone che si sono viste anche adesso sui film di Pablo Escobar, sui film che fanno adesso, la stessa cosa anche vedendo Gomorra o Suburra, tutte queste sono cose reali. Averci a che fare con queste persone è veramente pesante, è brutto, perché tu mi hai raccontato poi che ci hai avuto a che fare veramente dei personaggi di altissimo livello. Io ho trovato il braccio destro di Pablo Escobar. Sì, sì, il braccio destro di Pablo Escobar, che stava lì dentro, carcerato. Io ho conosciuto le storie di Pablo Escobar tanti anni fa e ho visto la morte di Pablo Escobar in televisione mentre stavo in carcere, perché noi avevamo un piccolo televisore insieme a tutti i colombiani. Quando è morto Pablo Escobar era il lutto, tutti che piangevano, tutti che si disperavano, tutti. Perché lì era tipo eroe nazionale. Perché Pablo Escobar è sempre stato non il capo, il dio, cioè era sempre stato una persona vista bene da tutta la popolazione quasi, e soprattutto da chi delinque, no? Perché lì era un carcere, un penitenziario di massima sicurezza per la droga. Per cui, immaginate un po', all'epoca c'era lui che comandava. E ho conosciuto la storia di Pablo Escobar tramite i detenuti che stavano lì, che lavoravano con lui. C'ho racconti, ma ho sentito racconti della cattedrale, la famosa cattedrale, il penitenziario che si è costruito lui quando si è costituito. Chi l'ha visto nel film Narcos, no? Bravo. Però poi la realtà, uno dice, ma cacchio, ma allora è tutta vera sta storia? Probabilmente anche peggio di quella che ho visto nel film. Molto peggio di quella che c'è nel film. Nel libro, quello che racconto, è il 50% della storia reale. Io sono riuscito a vedere 500 morti nel penitenziario per una ribellione, ho visto decapitare la gente, ho visto ammazzare, impiccata la gente, mi hanno pugnalato su una mano, mi hanno sparato su una gamba, ci ho avuto un'altra pugnalata dietro la schiena. E stiamo a parlare di uno che non c'aveva niente a che fare con l'ambiente criminale, cioè tu eri un puro, tra virgolette, in un ambiente impuro. Sì. Hai dovuto a un certo punto, non dico adattarti, ma difenderti, sì, no? È dura adattarsi, è dura non reagire alle provocazioni, no, della delinquenza, perché reagire è facile, però poi rischi pure di morire. Certo. Per cui devi trovare la strada per cercare di prendere il buono e il cattivo e metterlo insieme e tenerlo là fermo, perché sennò ai fini dei giochi entri nel circuito loro e prima o poi vai a fare un combattimento a de macete. Io non ho mai usato il macete. Perché c'erano i combattimenti dei macete tutte le mattine. Ogni volta che c'era uno screzio, come si dice in Colombia, la culebra si è matta. La culebra sarebbe il serpente. Mm-hmm. Quando tu c'hai uno screzio con una persona, la devi ammazzare dentro il penitenziario. Perché sennò quello, la mattina che tu esci, ti dà una pugnalata dietro le spalle e ti ammazza. Per cui la mattina questi si sfidavano, perché con l'ordine del cacique, quello che comandava il penitenziario, si poteva andare a duellà e chi rimaneva vivo vinceva, chi moriva perdeva. Veniva ammazzata una persona nel penitenziario, ma poi il morto chi lo gestiva? Quando veniva ammazzata una persona, praticamente partiva, perché non è che lo vedevano subito che era morta una persona. C'era una persona che partiva, andava all'ufficio amministrativo, dichiarava sta cosa, che c'è stato un combattimento, allora gli suonavano il tocco de queda, come lo chiamano lì, sarebbe la sirena o battono i bastoni sulle sbarre e dicono che bisogna rientrare tutti nelle celle. Rientrando nelle celle scende un gruppo di polizia, chiude le celle e a quel punto vanno a vedere il cadavere. Ah, pensa un po'. Preso il cadavere, lo portano via, poi riaprono e via. Cioè, un po' come se ci fosse un incidente stradale. Sì. Qua nel traffico è finito, vanno a raccogliere. A livello umano è una cosa assurda se ci no, pensi. No, è spaventoso. No? Okay. Io sono rimasto scioccato più di qualche volta. Io calcola che
ho visto queste cose, le prime volte rimane, ma anche gli ultimi tempi, non è stato, io adesso lo racconto tranquillamente, certo, perché sono passati tanti anni, ancora oggi però ho la pelle d'oca quando racconto queste cose, però te posso dire che vederlo di persona arrivi al punto che dici minchia io mi ammazzo, perché che sto a fare qua, cioè nel senso vedi tutte queste cose, sei un ragazzo di 24 anni che stai là dentro. Minchia, dici. Cioè, fa veramente impressione. È impressionante. Ma infatti per quello io dicevo, occhio che sto racconto è molto particolare. Sì, queste già sono cose abbastanza pesanti, ma ce ne stanno tante più pesanti. Come ti ripeto, ho visto gli ammutinamenti sarebbe il cambio di potere tra cacique e cacique, di chi comanda. A volte arrivavano i trasferimenti da altri penitenziari dove arrivavano delinquenti ergastolani, perché poi lì stavamo tutti insieme, dal rubagallina all'ergastolano per omicidio, per 15 omicidi, e questi qui arrivavano, cercavano di prendere il potere, per cui se scoppiavano delle guerre succedeva un casino, oppure quello che già stava lì che comandava tentava subito di ammazzare queste persone perché erano pericolose, e scoppiavano queste guerre, ma quando scoppiavano queste guerre vedevi tutti armati. Cioè tutti col coltello, chi col macete, chi con le pistole, chi con la bomba a mano. E non era una stronzata, era vero. Quando tu mi hai detto la bomba a mano pensavo che era uno scherzo. Io ho visto tirare la pistola, bomba a mano. Dico la pistola già nel carcere fa pensare che è una follia. Ma poi mi hai detto il macete, poi era invece la cosa più rischiosa. È più rischiosa, ma la questione del macete è che quando ti colpisce il macete fa male. Un colpo di pistola ti ammazza, ma il macete ti apre, ti taglia, ti fa, poi rimani anche vivo, ma è una cosa che fa malissimo, è bruttissima proprio. E vedere un combattimento è una delle cose più brutte che ci possono stare, perché tu vedi queste due persone con i bracci fasciati per difendersi, con sto macete in mano, che incrociano queste spade. Sembra come se fasciavano il braccio tipo protezione. Di protezione, e poi vedevi le scintille con questi maceti, fino a che uno dei due moriva. Ma quando si prendevano, il macete non si ferma. No, il macete ti taglia un braccio, tagliava, fermava lo straccio bagnato, lo fermava, però poi incideva sempre sulla carne, per cui alla fine uno cedeva e moriva. Era tutto tollerato dentro il penitenziario? Nel penitenziario, questo. Chiaramente il direttore si incazzava ogni volta, succedeva un casino, poi ci punivano a tutti, quando il morto stava vabbè lì. Ma che punizione ti hai in la punizione posto, delle in guardie, un posto dove ti ammazzano col macete, che punizione ti possono dare? Per la quiete pubblica, la quiete del penitenziario, ogni volta che c'era un morto, uno no, però già quando cominciava a essere uno screzio tra bande e cose varie, punivano gli aloni dove facevano parte le bande. E quello che facevano le guardie è fatto uscire nudo, ti mettevano in piedi, in punta di piedi, sul muro con le mani alzate, e cominciavano con le spade piatte a menare dietro la schiena. E te posso dire, e a te ti è capitato? Sì, è una cosa che ti fa proprio male, ti lascia i segni. Sei di metallo che sbatte piatta, forte sulla schiena? Sulla schiena, qua sotto, tra sui reni. Lumbo sacrale praticamente. E tu senti il dolore alla quinta persona prima di te. Come fosse una frustata in pratica. Sì, alla quinta persona che sta prima di te, tu già cominci a sentire il dolore. Quando arriva a te, dopo due o tre non senti più niente, però. E se abbassi i talloni, doppia razione. Porca vacca. Poi la cosa più brutta è quando, come ti dicevo, gli ammutinamenti, il cambio di potere, arrivavi a vedere 500 morti. Perché ammazzavano proprio tutta la parte, tutti quelli che facevano parte della banda che comandava. E non c'era pietà. Ho visto gente chiusa dentro le celle e data fuoco con i bicon, sai il bicon, quello sì, che disinfetti. Loro facevano una modifica con l'accendino, gli davano fuoco, bruciavano le persone. Sono storie molto pesanti, sul libro è raccontato, non tutto tutto come lo sto raccontando adesso. Vabbè, quei dettagli di un libro, più che ovviamente avendoci tante pagine. Più morbido, più soft, però anche quello non ti pensa. Chi lo ha letto è rimasto abbastanza colpito. A me mi chiamano addirittura di notte per dirmi, oh ma è vera tutta questa storia? Ma te l'hanno fatto un po' romanzare il libro? Sì, è romanzato, io l'ho romanzato. L'ho scritto io. Ok, però vabbè, meglio per un pubblico. Chiaro, perché altrimenti non lo venderesti. Certo. Poi ci stanno le storie più pesanti ancora, che sono quelle del cannibale, un cannibale per esempio. Hanno portato una persona che si era mangiata 75 persone. Porco cane. E a casa sua hanno trovato i cadaveri, 75 i pezzi persone. Le capocce, hanno trovato le mani, i piedi sotterrati, dentro la casetta sua tutti i barattoli di vetro con i pezzi di carne. E lui le cucinava, io questa persona l'ho conosciuta, ci ho parlato, mi raccontava certe cose allucinanti.
La parte più buona per lui era la lingua, che faceva un filetto speciale. Era un psicopatico questo. Una persona pure abbastanza istruita che poi è andata fuori di testa. E c'è una storia su di lui. Tra un po' uscirà anche il libro che io sto scrivendo adesso. Proprio su di lui, perciò non spoileriamo niente. No. Ok. E poi c'è stato il problema pure giudiziario, perché lo Stato italiano alla fine a me non mi hanno aiutato per niente, mi hanno abbandonato proprio lì. Gli avvocati si sono presi i soldi, non mi hanno... Sono arrivato a ottenere una condanna di 18 anni senza aver fatto niente. Cioè, non c'era una prova, non c'era niente. C'era niente. Perciò 18 anni senza aver fatto senza niente. Senza prove, perché alla fine le prove che diceva 40 kg, anione, chi diceva quello, chi diceva connessione col narcotraffico, la DEA, l'Interpol, i carabinieri, quando sono venuti all'interrogatorio, hanno detto questo non c'entra niente qua, questo è un errore. Infatti il giorno dopo se ne sono nati e non mi hanno creduto. Non c'era traccia, per cui loro mi hanno proprio abbandonato subito, hanno abbandonato il caso. Il problema è stato un altro, che poi viene spiegato nel libro. Alla fine sono riuscito a uscire dopo 4 anni e mezzo, ma... Raga, se volete sapere come si è evoluta la cosa, prendete il libro, perché giustamente lui l'ha scritto, parla. E mi sembra corretto, ci ha raccontato comunque un bel po' di cose. Senti, l'ultima domanda, cos'è che poi ti ha salvato? Perché non eri forte, infatti. Non eri il più cattivo di tutti. Guarda, io ho una dimestichezza, come si dice, faccio amicizia con tutti quanti, però la cosa che più mi ha salvato è la cucina. Ah, questa. Perché io poi adesso, al giorno d'oggi, sono un cuoco, sono chef. Ah, questo non lo sapevo. Cucino, faccio un ristorante a Nettuno, che adesso è chiuso purtroppo per il Covid, però. Dove a Nettuno? A Via Romana, il vicolo del Montano, l'osteria numero 5. Ho passato l'infanzia a Nettuno. L'osteria numero 5. E poi ci hanno messo da piccolo, vabbè, una storia pure mia lunghissima, in protezione, vabbè. E niente, con la cucina sono riuscito ad avere sempre tutti quelli che comandavano, tutti quelli, mi facevo amici tutti, sia chi comandava, dal delinquente peggiore a quello più rubagalline, perché dovevi avere amicizia con tutti quanti per essere tutelato, perché il rubagalline è quello che ti dà una coltellata dietro le spalle e ti ammazza. Certo. Mentre il delinquente pericoloso è quello che magari ti può mettere, te può fa qualcosa, però magari ti può proteggere, ti può aiutare, ti può portare amicizia, ti può aiutare su tante cose. Quella è stata l'arma, una delle armi. Tu cucinavi bene e la gente bene. Dice non ammazziamo il cuoco. Venite a mangiare, andiamo a mangiare da Vincenzo, andiamo a mangiare dall'italiano, l'italiano, perché tutti mi chiamavano l'italiano, Bini, l'italiano. Perché c'era un'economia lì dentro, sì, cioè era una città vera e propria. Sì. Se poteva mangiare, se poteva vendere. Sì, era come un mercato pubblico, libero. E tu pensa che il sabato e la domenica entravano i visitatori. Quello pure mi ha colpito. Cioè il fatto che le aprivano persone. Aprivano le porte, venivano controllate, le famiglie con i bambini, mogli, venivano a trovare i papà, i detenuti. E si creava dentro il penitenziario, che era grandissimo, era oltre 5 km quadrati con 5.800 detenuti, immaginate un po' una città. Si mettevano tutte queste bancarelle che la gente vendeva l'artigianato che si creava lì dentro perché si lavorava, ristorantini, tutte queste cose così, e diventava una città, i bambini che correvano, giocavano. Infatti il sabato e la domenica non si poteva, era assolutamente vietato, niente armi. Infatti quello che stavo a fare sta domanda, ma scusa, pensi che giravo con la pistola? È successo una volta che hanno sequestrato una donna con un bambino, per ripercussioni, poi però hanno ammazzato a tutti quanti, cioè non è quelli che hanno fatto questa cosa sono stati ammazzati, però è successo solo una non volta. Non c'erano proprio mezzi termini lì, no, cioè no. Io te faccio entrare la gente, ma se te sbagli non ti ammazza te, ma ti ammazza tutti, capito? Cioè... Sì. La gente che entrava, anche la famiglia mia, quando è venuta a trovarmi, entrava tranquillamente, rimanevano scioccati, perché immagine mia mamma e mio papà che venivano a trovarmi. Ci credo, poi alla io... fine 4 anni e mezzo, un figlio. Sì, tra l'altro un fratello prete, che quando è venuto lì, dopo 6-8 mesi che io stavo in carcere, l'hanno arrestato perché pensavano alla connessione col Vaticano, la ma mafia. Dai, ma pure quello. Poi l'hanno liberato perché hanno visto che era. Però io ci rido. Ma chi l'ha arrestato? L'Italia? No, lì, proprio in Venezuela, al penitenziario. Vabbè, ma questi arrestano così. Però, sì, cioè, perché assurdo. Loro pensavano, hanno detto abbiamo fatto 13. Abbiamo fatto 13, Vaticano. Invece, questo che ne ha fatto niente. E veniva anche lui dentro, lui tranquillo, poi venivano vari preti a trovarmi perché lui me li mandava. Poi io ho avuto una storia con una ragazza, Yuraima, che adesso è morta purtroppo. E lei è stata tutti questi 4 anni con me, tutti i sabati e domenica mi veniva a trovare, e avevamo la nostra stanza privata. Lei mi portava al mercato, la spesa, mangiavamo.
mi ha aiutato tantissimo. Lei e la cucina. E la fede, perché la fede... A un certo punto te sei dovuto appoggiare. Vabbè, in pratica tu hai scritto non un libro, un librone, perché sì, oltre 400 pagine. Qui c'è sta tutto dentro, no? Sì, abbastanza. Non tutto, proprio tutto, però... Però, cioè... diciamo, il grosso, che noi non diciamo. Perciò, regà, se vi interessa... Comprate il libro Santana, incubo in Venezuela. O non è una pubblicità, è una cosa in amicizia. A me è piaciuta la storia, sono convinto che possa piacere a molte persone. Per questo io porto le persone a raccontarle queste storie, perché fanno riflettere, fanno capire che pure da innocente magari uno poraccio, cioè se veramente l'incubo, ma incubo è fagli un complimento, perché da come me l'hai raccontata te, da come la stai a vivere tu adesso, francamente sei una persona fortissima dal suo punto di vista. Ture, situazioni assurde. Sì, sono riuscito a uscirne bene, guarda, perché ho visto tante persone che ne sono uscite male, ne conosco tante, le vado a trovare ogni tanto che stavano lì con me, spagnoli, qualche italiano pure che è rimasto, che è stato lì. Sinceramente non stanno tanto bene con la capoccia, perché sono rimaste scioccate. Tanti altri sono morti, soprattutto spagnoli, sono morti tutti. Un italiano pure è morto, che è stato ammazzato a bastonate. Beh, proprio morti brutte, assolutamente. Sì, morti brutte. Però io sono riuscito, grazie a Dio, è tanto la fede, è tanto l'aiuto che ci ho avuto dall'esterno. Qui la ragazza che mi veniva a trovare tutti i giorni mi ha aiutato tantissimo. Infatti la ringrazio ancora tuttora, anche se purtroppo è deceduta. Ragazzi, se ci avete domande o altro, scrivetelo nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!